Caspita! Non si conoscono mai abbastanza trucchi di autodifesa. Ho vinto! Questa pollastrella è stata catturata. Niente gabbia per lei. Entra nel bagagliaio e tieni la bocca chiusa. Non dire una parola. Non emetterò alcun suono, ma ti prenderò a calci appena ne avrò l'occasione. E poi tenterò la fuga. Inizia con il nastro. Strappalo via con le mani. Estrai una forcina dai capelli. Tienila tra i denti per perforare il nastro sui polsi. Un piccolo buco sarà sufficiente per strapparlo. Ora rimuovi il nastro dai polsi e libera le gambe. Ecco fatto! Sei libera! Ora non ci resta che uscire di qui. Preparati e dai un calcio al farabutto il più forte possibile non appena apre il bagagliaio. Guardare il telefono mentre si cammina è una cosa che facciamo tutti. Oh no! Viene inseguita da un ladro! L'ha già presa per il collo e la sta soffocando! Dobbiamo fare qualcosa! Grazie al cielo ho questo accendino in tasca! Bruciamo il mascalzone! Mentre urla e si contorce per il dolore, scappa! E la prossima volta presta maggiore attenzione all'ambiente circostante! La la la, sto facendo una bella passeggiata! Ma aspetta, dov'è il mio marsupio? Come è riuscito a rubarlo senza che me ne accorgessi? Povera me! Ma non ci cascherò più! Nasconderò l'esca sotto la mia giacca! E parto! Non attirare l'attenzione dei ladri è il modo migliore per proteggersi dai furti! Sembra che pioverà! Sì, pioveranno lacrime! Perché ho intenzione di prendere tutte le tue cose! Oh no, non lo farai! Prendi il tuo ombrello! Quando il ladro lo afferra, attorciglialo! Il ladro perderà il suo equilibrio. Ora devi buttarlo a terra. Colpiscilo al ginocchio. E cammina trionfalmente verso il tramonto. Oh, tutte queste persone distratte che nascondono i loro telefoni nelle tasche posteriori. Non hanno un cervello? I borseggiatori non dormono mai. Dopotutto, sfilare un telefono dalla tasca posteriore è un gioco da ragazzi. Bam! E spariscono. Ma questa volta qualcosa è andato storto. Ehi, ladra! Ridammi il mio telefono! Polizia! Puoi realizzare un dispositivo di sicurezza con un paio di moschettoni e una catena. Attacca i moschettoni alle estremità. Fissali con una pinza tonda. Collegane uno al telefono. E l'altro a uno dei passanti. Ora è al sicuro! Che tipo sospetto? Mi stai seguendo? C'è qualcosa che non va! Certo che no! Sta pianificando un attacco! Prima che te ne accorga ti ha preso al collo! Per liberarti piegati! Prendi l'aggressore per la gamba e strattona forte! Cadrà e la vittima potrà scappare! Ricorda, non esitare mai a chiedere aiuto! Potresti avere solo una possibilità di scappare! Questa ragazza sta camminando verso la sua macchina senza sospettare nulla! Cosa pensavi? Di essere al sicuro? Ah, ti stavo aspettando! Trovarsi in una macchina con un aggressore è terrificante! Se ti prende per la sciarpa e inizia a strangolarti, c'è poco da fare! Se non strappare rapidamente la sciarpa! Mentre l'aggressore rimane sbalordito dalla tua agilità, spingi il sedile all'indietro per schiacciarlo e corri più veloce che puoi per chiedere aiuto! Il segreto della sciarpa è semplice, cucci del velcro all'estremità! Con una chiusura del genere, potrai strapparla in pochi secondi! La lezione è finita! Svegliati! È ora di tornare a casa e rilassarsi! Prendi la tua borsa! Non dimenticare il tuo quaderno! È davvero imprudente lasciare le cose in giro! Non protette! Metterò un lucchetto alle cerniere!
Bene, ciò che mi rimane da fare ora è sistemarmi il trucco e andare. Zaini, incustoditi! Eccezionale! Il telefono e il portafoglio. Fantastico! Continuiamo. Un lucchetto con un codice. Ah, non ho abbastanza tempo. Che cosa? Sei stata derubata? Mi dispiace, ma non essere arrabbiata. Tieni questo lucchetto. Fidati di me, ti tornerà utile in futuro. È così carina e ben vestita. Scommetto che ha sicuramente degli oggetti di valore nella sua borsa. Dammi la borsa! Aspetta un secondo! C'è sempre del profumo in una borsa. Questo è quello che userai per proteggerti. Una spruzzata negli occhi, una seconda per sicurezza. Ti è andata male, perdente! La pratica è la chiave del successo. Pratichiamo arti marziali ogni giorno. Non metterti sulla strada del guerriero. Se non ti sposti, verrai spostato. E tieni il tuo orsacchiotto. Ai guerrieri non piace la carineria. Questo è ciò che accadrà a chiunque mi metterà alla prova. Dove sono? Perché siamo legate? Cosa facciamo? Prima di tutto, non fatevi prendere dal panico. Avvicinatevi. Esaminate il nodo. Per liberarti, tira la corda che lega la tua amica sotto il passante attorno al polso. Estraila fino a quando le mani non riusciranno a inserirsi. Tira fuori la mano e il gioco è fatto. Le ragazze sono ancora legate, ma almeno non insieme. E questo aumenterà significativamente le probabilità di fuga. Dovresti sapere quanto è facile per un ladro rubarti una borsa dalla spalla. Ehi! Una mossa intelligente e se ne va! Devi essere sempre un passo avanti. Indossa la nuova borsa sopra la spalla opposta. Per una maggiore affidabilità, indossa una felpa sopra. Doppia protezione contro i ladri. Prova a rubarla ora. Troppo tardi. L'ora amatoriale è finita. Non è facile essere un ostaggio, ma sarà molto più facile se ti calmi. Prendi fiato e controlla la situazione. Sei legata con lo scotch? Perfetto! Alza le mani. Sforzati e tira forte. Il nastro si romperà facilmente. Le tue mani sono libere e ora puoi rimuovere discretamente il nastro dalla bocca e dalle gambe. E addio! Ti sta strangolando. È terrificante, ma non mortale, se sai cosa fare. Prendi l'aggressore per i mignoli e togli le mani dal collo. Un'altra mossa è quella di spingergli la mano con la spalla. Ciò dovrebbe indebolirlo e rendere più facile scappare. L'opzione 3 è quella di allontanare il viso con il palmo della mano e di liberarti e fuggire mentre è disorientato. I criminali vedono le ragazze con i tacchi come facili prede. Ma si sbagliano! Usa il tacco come arma. Dai un calcio al colpevole e corri più veloce che puoi. Chi sapeva che l'adrenalina potesse darti tanta velocità? I ladri attaccano spesso le persone sulla porta ed è molto rischioso. Dopotutto, una vittima intelligente potrebbe semplicemente infilare una chiave nella mano del colpevole, spingerlo e scappare. Poi tornerà con una mazza per dargli una vera lezione. Presi dalla rabbia, gli aggressori potrebbero afferrare una vittima per i capelli, ma anche da questa posizione l'aggressore può essere neutralizzato. Con entrambe le mani afferralo per il polso. Ripiegalo. Quando la presa si allenta, un duro colpo al ginocchio. Spingi l'aggressore a terra, torcendogli il braccio. Potrai liberarlo solo dopo che avrà chiesto pietà.
Ti è piaciuto il nostro corso intensivo di autodifesa? Facci sapere nei commenti quale ti ha sorpreso di più o quali strategie usi per rimanere al sicuro. Come sempre, se ti è piaciuto questo video, non dimenticare di premere like e di iscriverti al canale se sei nuovo, così non perderai altre utili idee da Trum Trum!